Presunta frode fiscale nel settore delle pulizie, dei trasporti e della legatoria. La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato in via preventiva oltre 1,5 milioni di euro. L'ordinanza ha coinvolto 3 persone e 2 società. Le attività di polizia giudiziaria hanno interessato alcune cooperative del territorio lariano. Secondo le Fiamme Gialle, tra il 2017 e il 2019 sarebbe stato allestito un sistema di frode attraverso la costituzione di 2 società cooperative. Società che avrebbero avuto lo scopo di creare indebiti crediti IVA e ridurre significativamente l'imponibile da sottoporre a tassazione mediante costi fittizi. I finanzieri hanno anche scoperto diverse fatture false. Gli imprenditori dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e occultamento e distruzione di scritture contabili.